Cesare, sempre Augusto. Sono onorato, siamo onorati di darvi il benvenuto in questo monastero, nella nostra umile dimora. Ma non è vano vanto affermare che questa sia il luogo più adatto a ospitare la vostra maestà imperiale, al di fuori delle mura della città nobilissima e gloriosa di Messina. Vedete, questo monastero è dedicato al santo martire Placido, che proprio nel tempo in cui l'impero di Roma era sfracellato dalle invidie, dall'odio, fu martirizzato insieme alla sua sorella Flavia e ai suoi fratelli Eutipio e Vittorino, dagli stessi barbari infedeli che voi avete soggiogato, sconfiggendoli e riportandoli alla luce della santa fede di Cristo. Oggi, infatti, il cristianesimo, la vera fede, trionfa laddove un tempo era stata oppressa. Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno i nuovi martiri, quelli che nell'impresa sono caduti, come il nobile Marco di Marchese dei baroni della Scaletta, che il padre e la famiglia piange disperatamente. Ho fatto preparare tutto nel nostro monastero affinché sia consona la vostra permanenza in questo luogo, nell'attesa che tutto sia pronto per il vostro trionfale ingresso nella nostra nobilissima e amata città di Messina. Possa la benedizione dei santi Placido e Benedetto, la benedizione di Dio per loro intercessione, discendere su tutti voi che avete combattuto per noi a Tunisi. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sanctus.